Shane, devo andare ora. Ci vediamo presto, bello. Contaci. Vedrai, Giovanna. Non lo conosce nessuno. È il posto più segreto di New York. Dai, farò un bel po' di soldi, fida. Eccoci arrivati. Via, via, levatevi! È tutta colpa tua, accidenti, me la pagherai! Ti sei fatto fregare!
altro passo e sei morto. Shane, cavolo. Porca puttana, Scott, non ti ho spaccato il cranio per un soffio. Provaci se ci riesci. E smettila. Ehi, è la mia mazza. No, Scott, non lo è più. L'hai data a James, ricordi? No. Quando? Non importa. Tu stai da schifo. Beh, è stata una serata tosta, lo sai. Sono sempre toste per te. Comunque sia, ho solo 2 minuti. Mi offri una birra? Che cos'è? Una ricompensa. Mi hai sempre tirato fuori dai guai. E c'è anche un'aggiunta extra, perché... sai, sei sempre il mio fratellone. Cosa vuoi, Scotty? Cosa? Non voglio niente. Sto alla grande, ecco tutto. Non dirmi bugie. E non ti voglio qua se sei su di giri. Ah, oh, su di giri. Quando è stata l'ultima volta che ti sei sentito su di giri? Eh? Stai qui a spaccarti la schiena per riparare le macchine degli altri. Meglio che spapolarsi il cervello per una merda come Danny. Non dico che non sia bello quello che hai. Insomma, hai una famiglia, una vita tua. La tua officina meccanica. Ma questo non fa per me. Perché non ci provi? Cambia e inventati una vita onesta. Già, no, grazie. Ho progetti più ambiziosi. Ora vado da Reno a riscuotere il resto. E metterò in piedi un'impresa tutta mia. Che ne dici? Hai mollato Danny. Ti lascia andare? Sì, perché no? L'hai mollato anche tu. Non ho preso l'incasso. Stai fuggendo da lui. Shane, ero venuto solo per una birra, d'accordo? Quindi saluta Connie e tuo figlio per me. E ci rivediamo tra... passo dalla porta sul retro, va bene? È una storia lunga. Quindi ci vediamo, fratello. Scotty. Aspetta. Prendili, non mi servono. Ah, Shane, te li ho appena dati, non li voglio. Scotty. Ma... prendili. Vedrai che ti faranno comodo. Grazie, fratello. Ci rivedremo prima o poi. Prendi i soldi. Oh, merda. Danny, abbiamo finito. Per ora. So neanch'io perché me la prendo. Non cambierà mai. È naturale, Shane. È sempre tuo fratello. Sì, ma è la sua vita. Lui ha 28 anni adesso. Dovrebbe saper badare a se stesso, no? Non ce la fa. Non è come te. Lo sai bene. Non è un problema mio. Mamma, facciamo tardi a scuola. D'accordo. Cosa dicevamo sulle dosi di zucchero? È passato lo zio Scotty ieri. Che cosa ti fa pensare che lui sia stato qui? Quelle! Sì, è venuto, ma non poteva restare. Però mi ha detto che gli manchi e non vede l'ora di rivederti.
A che punto sei col tuo progetto? Funziona adesso il mulino ad acqua? Che c'è? Che è successo? Ha avuto una lite con alcuni ragazzi a scuola. Che tipo di lite? Beh, stava portando il progetto all'insegnante e loro gliel'hanno preso e rotto in mille pezzi. La tua insegnante ha visto cosa hanno fatto? No. Adesso devo rifare tutto da capo. Vorrei ucciderli con le mie mani. Ma non lo farai, vero? Perché sei più intelligente. Non voglio essere intelligente. Voglio essere forte anch'io e spaccare la faccia a quelli. James. Tesoro, ascoltami. Li metterai tutti al tappeto, ma non con i pugni, col cervello. Sai che ci guadagni a lottare? Pugni in faccia e altri pugni, finché non sei vecchio e stanco. E uno più giovane compare all'improvviso e bang, sei al tappeto. E avrai quello che avevi all'inizio, cioè... Cioè niente. Esatto. Tu resta sui libri e non dimenticarlo. Quelli che ti hanno distrutto il mulino vorranno lavorare per te un giorno. Vorranno assomigliare a te. D'accordo. Ehi. Guarda qui che cos'ho. Lo sapevo che ti serviva. Bello! Dai, sistematelo. Grazie, papà. Vieni qui. Di niente, amore. Sei un bel diavoletto, proprio come tuo padre. Senti, vado a ritirare dei pezzi di ricambio. Vuoi che lo porti io a scuola? No, non è così tardi. Shane, sei molto in gamba anche tu, lo sai. Oh, sì. Sono l'uomo con tutte le risposte. Maglia? Sì. Danny! Danny! Resta qui. Santo cielo! Santo cielo! Cosa è successo? Come sta? Chiama un'ambulanza. Ok. Fa presto. Ma in che paio ti sei cacciato? Allora? Si è ripreso. Ha una frattura del radio, ha 3 costole rotte, il naso rotto e in più ha danni ai legamenti. Mi dispiace così tanto. Ha provato a raccontarmi qualcosa, ma è imbottito di farmaci. Sembra convinto che quei tizi volessero ucciderlo. C'entra qualcosa quel Danny di cui mi hai parlato? Sì. Sembra che non sia andato al tappeto nel momento in cui avrebbe dovuto e a fine incontro è fuggito. È stato lui a scegliere questo mondo. E può essere durissimo. Di che somma di denaro stiamo parlando? In realtà io non ho idea. Ma qualunque essa sia, lui non ce l'ha. Come si fa adesso? Cosa possiamo fare noi? Dovremo nasconderci per un po'. Senti, devo tornare in officina. Stai tu con James? Certo. Non preoccuparti, ok? Ti amo. Anch'io. Ti chiamo dopo. Ciao. Ciao, Frank. Che succede? Stai bene? Tutto ok? Sto bene, perché? Parli meno del solito negli ultimi giorni. No, sto bene. Ok, sai, comunque c'è un tale qua fuori, dice che vuole parlarti di una frattura al radio. Non so nemmeno cosa sia.
Se vuoi ci penso io. No. Vado io. Aspetta qui. Va bene. Shane, quanto tempo? Hai un minuto? Danny vuole fare due chiacchiere. Ho da fare adesso. Non così tanto da non poter parlare con Danny. Non ho niente da dirgli. Sicuro? Magari potreste parlare dei vostri ricordi, dei bei tempi che furono. Io non voglio problemi. Quel ragazzo di mettere giù il telefono. Dobbiamo parlare di lavoro. A questo punto l'avrei capito che ho un problemino con tuo fratello. Non so niente di quello che è successo fra voi due. Lo so che non è morto, so che è a St. Andrews, so in che stanza è, non c'è dettaglio che non sappia su quel bastardo. Quindi che cosa vuoi? Che mi ridia il mio denaro. L'hai preso tu? Guarda che quello non arriva neanche a un terzo della somma che mi deve. Solo per un match? Beh, te lo rimborserà. Un match è quello che ti ha detto, mi succhia soldi da mesi ormai. Ha ipotecato il denaro delle vittorie. $62,000 per l'esattezza. E dal mio punto di vista, se è tuo fratello, il suo debito è il tuo. Non ce l'ho una cifra simile. Non credo di aspettare qui per i prossimi fottuti 40 anni a guardarti avvitare fanali. Ma penso al ritorno di Shane Slevin in pedana. Tu sei matto. Io non combatto più. Potresti quasi darmela a bere. Peccato che Arnold abbia mal di testa. Ti alleni, così offriamo al pubblico il ritorno del campione. Non esiste. Non ci penso neanche. Non mi pare molto saggio. Vedila così. Tu fai qualche incontro e liberi Scott dalla rete. Io guadagno un po' e anche tu fai lo stesso. Alla tua famiglia, non negarlo, piacerebbe un po' di sicurezza in più, giusto? Tieni fuori la mia famiglia. Come faccio a tenerla fuori? È questo il bello delle famiglie. Sono tutti coinvolti come gattini con un gomitolo. Come te e tuo fratello. Mi stai minacciando? Stai minacciando la mia famiglia? Non guardare la parte mezza vuota del bicchiere. Ti offro un'opportunità. Tu combatti? O sarà una grande caccia all'uomo. Non mi fermerò finché non sarai in una bara, te lo giuro. E non pensare di spedirlo da qualche parte. Riavrò i miei 64.000 in ogni caso. Hai detto che erano 62. Sì, ma il tasso è aumentato. Come indennizzo per il disturbo e lo schifo di venire in questo cesso a cercare te. Adesso pensaci e scendi. Dai, accendi, Arnold. Lui pensa solo a se stesso. Insomma, quando si deciderà a crescere? Sono stanco dei suoi casini e sono veramente stanco di dovermene sempre occupare. E adesso si aspetta che rinunci alla mia vita. Andiamocene. Prendiamo James e andiamo via da qui. Abbiamo investito ogni cosa nell'officina. Perderemo tutto. Ne verremo fuori. Senti, Connie, non manderò in fumo tutto ciò che ho fatto. E non mi va di guadagnarmi da vivere facendo il meccanico nell'officina di un altro. Preferisci farti picchiare per vivere? Guarda che cosa è successo a tuo fratello. È stato così stupido, ha cercato di ingannare Danny. L'hanno quasi ammazzato, Shane. Ascolta, Connie, è questione di pochi incontri. E poi quest'incubo finirà e torneremo alla nostra vita. È un'idea assurda. Non mi hai mai visto combattere. Me la cavavo, lo sai? E poi comunque... non mi sembra che abbiamo altra scelta, no? Dobbiamo farcela! Se fosse capace di fare meglio, l'avrebbe già fatto! Licenzia quell'idiota e senti l'altro fornitore! Digli che ci voglio 300 amplificatori in quel locale e voglio spendere 50.000, non un centesimo oltre, ricordatelo! E non disturbarmi più finché non hai sistemato tutto! E questo che cos'è?
È tutto per la nuova sede. Le cose si sono molto molto evolute da quando tu hai lasciato il business. Per offrire la vera brutalità devi agire clandestinamente. L'azione è tutta in rete ora. La sede cambia sempre, ma il pubblico sembra ogni volta la stessa. Trasmetto gli incontri con i miei server dall'Europa orientale. Allora, eccoti qui. Stanco di montare parabrezza? Quanto guadagno per ogni incontro? 7.000 ogni incontro, soltanto se vinci. Quindi parliamo di 9 incontri? Solo se vinci, e quando hai pagato il debito di Scotti. Magari ci prendi gusto. Gira un mucchio di grana nell'ambiente. Combatto per saldare il debito di Scotti. E me ne vado. Già, è quello che dicono tutti. Quando vuoi che inizi? Io ti proporrei ora. Incredibile. Non so dove tu abbia vissuto negli ultimi 2 anni. Forse in una caverna, ma qui non siamo più a Queensbury. Ti puoi scordare quelle mosse da checca del Muay Thai? Insomma, si usa la presa wrestling, judo, jiu-jitsu. Se non entri in quest'ottica, non reggerai neanche un round. Non mi interessa quanto ti ci vorrà. Io faccio pugilato classico, chiaro? Quello so fare. Il classico è morto! Adesso qui si combatte con qualsiasi cosa! Si danno le testate, le ginocchiate, le dita negli occhi, pugni nell'inguine! Qui ti rompi le dita, un bestione di 2 quintali ti getterà a terra, si siederà sulla tua faccia, ti morderà le palle e non gli importerà niente se sembrerà un perfetto frocio. Tu sarai morto e tu non troverai sul ring il medico che viene a darti il bacio per rispedirti a casa. Quindi o ti adatti o te ne vai! Riproviamo un'altra volta. Merda! Non fingerò che mi piace. Mi fa arrabbiare trovarmi in questa situazione. Mi fa arrabbiare che tu mi ci abbia messo. Ma sei mio fratello. E lo faccio perché credo che sia la cosa giusta. Lo pensiamo tutti. Ma tu sgarra una sola volta e sei fuori. Se ti scopro a drogarti, sei fuori. Se ti scopro a spacciare, sei fuori. Se ti scopro a fare scommesse o una qualsiasi delle tue cazzate, sei fuori. Benissimo, grazie. Va bene? Grazie. Spero di essere stato sufficientemente chiaro. Sì, senti, è tutto chiaro, ok? Ho capito benissimo, basta casini, ve lo prometto, davvero.
È la tua ultima occasione, Scotty. Sì, ho capito tutto. Io non ti deluderò, ok? Ma per favore, un po' di fiducia. Un po' di fiducia. Sei ridotto male? Sì, non sono un granché, eh? Sei veramente stupido. Felice di avermi qui? Sono pronto. Sono pronto a combattere. Non ne posso più di questo allenamento. Tutto qui, tesoro? Oh, accidenti, è una cosa davvero terribile. Merda. Va a casa, Shane. Vai e torna quando sei pronto a imparare a combattere, ok? Va a casa. E comunque, Shane, questo è Dracula, il killer lupo. Il mio ultimo acquisto, Shane. Lui sa lottare. Lascia stare, non lo guardare nemmeno. Lo fa per te, Shane. Non lo guardare, Shane. Siamo a casa? Sono qui. Beh, preparo la cena. Già, ho visto. Tu sai cucinare? Beh, lo sapremo molto presto. Oh oh, James! Ciao, piccolo. Com'è andata? Bene. Ok, allora ti va di venire qui e aiutare lo zio Scotty a preparare? Purtroppo ho solo un braccio disponibile, l'altro è a pezzi. Sì, ma solo per poco, perché deve fare i compiti. Ok. D'accordo, promesso. Farà schifo. Insomma, verrà come verrà, giusto, bello? Hai ragione. Ho preso 10 in matematica oggi. Hai preso 10? Cavolo, questo è davvero pazzesco. Non so se l'ho mai preso un 10. No, direi di no. Sono stupido io. Non sei stupido, sei un lottatore. Non cambia niente, sai. È la stessa cosa, credimi. Adesso vedrai quanto ti piacerà la mia pizza. È la migliore in città. Bene, è crollato. Cena deliziosa, eh? La prossima volta farò il polpettone. Non si può sbagliare con il polpettone. La pizza non l'avevo mai fatta. Ascoltami, non lo devi fare per me, ok? Aspetta che mi rimetta in piedi e me la vedo io con Danny. Ci penso io, ho detto. Mi serve solo il mio primo incontro. Per ora mi faccio prestare gratis. Ascolta, Shane, so quello che stai passando. Non è più come una volta. Queste persone giocano sporco. È così che funziona. È quello che la gente vuole vedere. Se avessi voluto un consiglio, te l'avrei chiesto. E comunque io non gioco sporco. Ah, no? È meglio che cominci allora, oppure lascia stare. Sai che ti dico? Vado a finire un lavoro di sotto. Se... No. No. Più grande. Ah!
questo non lo so. Sì, no. Chi se ne frega. Che ne dici di sabato? Sì. Niente di personale. D'accordo, sabato. Scusa, ti richiamo. Stai cavando. Ehi! Ciao! Ciao ragazzi. Allora, finalmente ho il primo incontro. Ma è grandioso! Vieni, ho il tuo piatto. No, grazie. Mi sono fermato a mangiare vicino alla palestra. Ah, d'accordo. Birra? Sì. Congratulazioni. Tra gli uomini di Danny c'è uno soprannominato Dracula. Ah, sì, è meglio se gli stai alla larga. E perché? È imbattuto da 45 incontri, Shane. E non tutti i suoi avversari ne sono usciti vivi. Ma non preoccuparti, Danny non lo mette mai contro i suoi. A me sembra grosso e imbranato. Sì, può darsi. Connie mi ha detto che aiuti James con il suo progetto in questi giorni. Volevo solo dirti che lo apprezzo. Figurati, dai, faccio quello che riesco. Beh, non come te, ma mi impegno molto. E con questo che vuoi dire? Come? Non come me. Infatti tu non sei me. Non lo sei mai stato e non lo sarai mai. Già, lo so bene. È chiaro. Però non devi essere così stronzo. Sì, hai ragione. È tutto sotto controllo. Deve soltanto abituarsi all'idea. Cosa c'è che non va? Non c'è niente. Shane, non ti ho mai visto così. Ti prego, dimmi cos'è successo. Accidenti, ho detto che non c'è niente. No, no. Ho fatto la scelta sbagliata. Questi ragazzi sono giovani, allenati, più forti. I combattimenti sono completamente diversi da una volta. Ero una bestia allora. Volevo soltanto salire sul ring e metterli al tappeto. Niente mi fermava. Non avevo nulla da perdere. La mia vita è diversa adesso. Io, Theo, James, l'officina. Tanta paura, Connie. Ecco che cos'è. Anche se tu perdessi tutti i tuoi incontri, non perderesti mai noi, Shane. Mm.
sei il pubblico delle grandi occasioni, accidenti. Buonasera. Buonasera. No, e questa chi è? Una ragazza? Joy. Ehi, grosso bastardo, come stai? Dai, vieni qui. Siete bellissime, signore. Siete bellissime. Vorrei presentare a tutti quanti l'incontro previsto per questa sera offertovi dall'unico e solo Danny G. Cercate quel pazzo di lui per fare le vostre scommesse, altrimenti seguiteci da casa su dannygfight.com. Non immaginate i lottatori che abbiamo stasera, vi manderanno fuori di testa. Guardatemi, guardatemi, fate le vostre scommesse, signore e signori. Dateci sotto con le scommesse, mi raccomando. Frankie, accidenti, ma che bella ragazza, è davvero un bocconcino, niente male. Wow. Benvenuti, signore e signori, stasera, qui, solo per voi, i più terribili match della storia dell'intrattenimento, i più incredibili combattimenti che il mondo abbia mai osato sognare! Le arti marziali viste in una grande esperienza, senza nessun angolo, senza pietà e senza eguali! Tranquillo, non mi aspettavo che vincessi. Cosa? Ho detto che non mi aspettavo che vincessi. Hai scommesso contro di me. È meglio che non scommetti più contro di me. Yeah.
Non avevo capito. Shane, wow. Va tutto bene? È tutto a posto, grazie. Stai finendo qui? Te l'ho detto, mi sta dando un mucchio di problemi. È necessario che tu finisca e passi alla sub. Il tipo aspetta da una settimana. Ok, certo. Io mi sto impegnando al massimo. Sì, sì, si vede. Terrai in piedi tu la baracca se non torno. Sì, certo. Che diavolo. Bene, direi che possiamo iniziare. Shane, è stata una cosa veramente stupenda. Accidenti, sei stato fantastico. Sto solo rispettando i patti. Siamo a 3 vittorie, quindi 21.000. Ne mancano 6 e ci siamo, giusto? Esatto, ma fammi un piacere. Devi cercare di rallentare, di allungare i tempi. Falli aspettare di più. Di che stai parlando? Beh, te lo spiego. Il pubblico si sta abituando alle tue vittorie. E non è positivo per il bilancio delle scommesse né per il business. Io non ti sto dicendo. Devi solo rallentare, devi temporeggiare. Lo puoi fare per me? Sì, certo, contaci. Ottimo. Senti, tieni questi. Che cosa sono? È solo un po' di panna sul tuo caffè, un piccolo extra. Prendili. Toglili dal mio debito. E quello è un'altra cosa, 2 o 3 settimane al massimo e chiudi. Questo è un regalo che ti voglio fare io perché mi hai fatto una buona impressione. Io mi prendo cura di te e tu di me, è reciproco. Prendili e spendili. D'accordo. Grazie. 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 Lui mi ha detto grazie. Hai sentito, Arnold? Potrò mai sentire un grazie anche da te? No. È stato un piacere. E goditeli. Shane, non possiamo permettercelo. Sì che possiamo. Posso prendere i maccheroni al formaggio? Ma certo. Senti, te lo meriti. E me lo merito anch'io. Quindi, goditi la cena. Non dimentichi il bambino. No, non è il caso, grazie. Perché? Non può festeggiare il successo di suo padre? Che male c'è? Lo versi. Assaggialo, James, è buono. Cin cin. O come preferite voi. Salute. 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 Vacci piano, tesoro. Riprovaci, devi bere piano. Come un gentiluomo. Così. Bravo il mio ragazzo. Allora, vedo che Danny ti sta pagando. Ah, sì.
Sai, un piccolo aiuto ogni tanto può far comodo. Questo significa che hai quasi finito di pagare il debito. Che cos'è? Vuoi controllarmi? Sono a 41.000, va bene? Shane, stai bene? Perché, non so, mi pare che tu sia un po' troppo irascibile. Spiegami, cosa vuol dire troppo irascibile? Non puoi essere felice anche tu se io sono felice? Scotty, perché non mostri a James quei pesci strani che sono nell'acquario? Sì, sì, ottima idea. Andiamo a vedere i pesci. Mi sembra che siano una specie africana, credo. Vediamo chi arriva prima. Andiamo. Qual è il problema? Il mio problema? Ti chiedo la stessa cosa. Doveva essere una cosa temporanea che facevi per Scotty, non per te. Infatti non lo faccio per me. Pensi che mi diverta? Sì, io credo di sì. Ti piacciono i soldi e ti piace anche spaccare la faccia a qualcun altro. Io non conosco la ragione, ma a te questo piace. Sai cosa mi piacerebbe? Il tuo rispetto, e perché no? Magari anche fare soldi grazie al mio talento. Tu non hai mai perso il mio rispetto. Forse ora non ti basta più. Papà, mi è venuta un'idea per far funzionare il mio mulino. Bene, racconta tutto allo zio e alla mamma, perché a me è passato l'appetito. Io so quello che faccio e non so perché tu non lo capisca. Dammi retta, ecco. Questo tale è un imbecille, non sa nemmeno difendersi, quindi vai e fallo nero! Vedermi? Sì, abbiamo un piccolo problema, ma è risolvibile. Il bilancio delle scommesse è a tuo favore, quindi è arrivato il momento di andare al tappeto qualche volta. Come dici? Dico al tappeto. Tappeto, mai sentito nominare? Tu vuoi farmi perdere? Ehi, siamo una squadra, io devo guadagnare un po'. No. Non esiste. No? No? Io non perdo. Davvero? Non quando posso vincere. Tutti perdono qualche volta. Perdi due incontri e ritorni a vincere. Andiamo. A che punto sono con quel debito? A 30.000 più o meno, ma non ci guadagni niente in quegli incontri. Ma di che diavolo stiamo parlando? Tu guadagni solo quando vinci. Perdi qualche volta e poi vinci di nuovo. Mi obblighi a farmi sconfiggere? E non è che il mio obiettivo sia saldare i tuoi debiti di famiglia. Io lo faccio per me. E se io non guadagno, perché devi guadagnare tu? Sei proprio stupido come tuo fratello. Thank you.
Che c'è? Ho fatto come volevi. Ti ho aspettato per farti le congratulazioni e anche per dirti che ti ringrazio. Non mi guardare così, lo so come ti senti. Sei andato al tappeto volontariamente per la prima volta. Lo so che cosa provi, ma dopo un po' ci farai l'abitudine, sai. Non proverai più niente. Non importa. Aspetto soltanto che sia finita. Arriveremo alla fine. Hai la mia parola. Tu onora i tuoi patti e io onoro i miei. Ehi, quante volte devo dirtelo di non correre? Se vuoi correre, vai fuori! Ehi, James! Lasciamo che il papà si riposi, d'accordo? Credo che sia stanco. La consegnerò martedì, volevo fartela vedere. Che c'è? Vuoi piangere? Non mi stupisce che gli altri bambini ti prendano a pugni. A chi piacciono i piagnucoloni? Shane, dai, andiamo, James. Andiamo. Vattene! Vieni, James, falla vedere a me. Dai, fammi vedere il tuo mulino ad acqua. Merda! Ehi! Bello! È davvero un capolavoro. Posso farlo partire? D'accordo. Come hai fatto a farlo funzionare? Il motore della vasca crea pressione nell'acqua. In questo modo fa funzionare il mulino. Ah. Sapevo che eri bravo, ma con un cervello come il tuo ne progetterai uno vero, un giorno o l'altro, eh? Ascolta. Sai, James, papà non le pensa davvero quelle cose, va bene? È orgoglioso di te. Me l'ha detto almeno un centinaio di volte. Ha detto che sono un piagnucolone. D'accordo. James, ascolta. Non so che cosa ti abbiano detto i tuoi, ok? Ma la verità è che io... ho fatto una stupidaggine, lo sai? Una cosa bruttissima. È per questo che mi hanno pestato. Capisci? E adesso tuo padre deve chiudere i conti. Per me. Per cui se lo vedi arrabbiato qualche volta, non devi prendertela con lui, ma con me. Però lui ha ragione. Non mi piace essere un piagnucolone, picchiato da tutti quanti. Mi piacerebbe essere forte come lui. James, guarda che tu sei forte. Spesso ci vuole più coraggio a lasciar perdere in certe situazioni che a fare a pugni, credimi. Certo che dovrai farti valere, ma non con i pugni, con il tuo cervello, ok? Ora stammi a sentire. Vedi questo coso? Sai quando me lo tolgono? La prossima settimana. Mi farai andare sul tuo monopattino? Forse è meglio aspettare ancora un po', finché non ritorni ad essere forte, non credi? Finché non ritorno forte? Credi che non sia forte ora? Eh? Vuoi mettermi alla prova subito? Piccolo? Ti sbagli, sì, esatto. Vedi, intendevo dire proprio questo. Sai una cosa? Ti porto io a scuola, ok? Forza! Ti accompagno io! Oh, ciao. Ti ringrazio. Non preoccuparti, va tutto bene. Già. E come faccio con Shane?
Mi hanno chiamato dei clienti. Sono in bestialiti perché sono a piedi da più di una settimana. Te lo dico in poche parole. Se pensi che il problema sia solo mio, allora non hai capito. È anche tuo. La cena è quasi pronta. Dov'è James? Io ho chiesto a Scotty di portarlo in pizzeria e al cinema. Era giù di corda. Ha perso il suo cappellino da baseball. Shane. Shane. Ho sentito Frank oggi. Ah, sì? Chi ha chiamato? Tu lui. O lui? Ha chiamato lui. Era molto turbato. Mi dispiace di averlo maltrattato. Chi credi che paghi per tutto questo? La pizza, il cinema. Danny G non paga più. È una storia che deve finire. Accidenti, avevate fatto un accordo e lui non lo sta rispettando. Che cosa vuoi che faccia con me? Anche dove tuo moccioso va a scuola! Dovevi farti sconfiggere in modo verosimile, non rotolare come un patetico sacco di patate marce! Come può essere verosimile? Sono stanco di farmi pestare gratis da tizi che non sanno neanche combattere! Vuoi che sia veritiero? D'accordo, tiratemelo su! Io voglio solo che finisca! La faremo finita presto, ma ora va subito dentro e combatti! Non puoi chiedermelo, ho già combattuto stasera. Tu combatti quando io dico di combattere. E ora torna dentro, toglietemelo da qui. Buttatelo dentro! Anche quella. Ok, stai bene? Ecco qua. Grazie. È bellissimo riavere due gambe. Tra poco ritornerò sul ring. Ah, pesterò quei tizi e andranno tutti al tappeto. Ehi, tutto bene? Io non lo riconosco. È come se avessi accanto un'altra persona. Insomma, so che si sente incredibilmente frustrato ed è preoccupato per i debiti. Non è solo questo, Connie. Sarebbe a dire? Beh, i soldi sono tanti. Ma farsi sconfiggere non è così facile. Senti, quello che voglio dirti è che Danny ha questo modo
Per farti sentire speciale, lo sai. Ricordo quando ho cominciato. Lui era una sorta di figura paterna per me. E... ma Shane non può cascarci. Insomma, tu eri giovane. Ma questo non ha importanza. Probabilmente è stato peggio per Shane, capisci? Dopo il divorzio dei nostri genitori, purtroppo, non ha avuto la figura paterna e Danny lo faceva sentire una persona speciale, ma soprattutto lo proteggeva. E in ogni caso, Connie, non è colpa tua. E invece, sì, io avrei dovuto impedirgli di farlo. Senti, tu e Shane non avreste questi problemi se non fosse stato per me, no? Se non mi fossi messo nei guai. Ma siamo una famiglia ormai e affronteremo tutto come una famiglia. Tu credi? Ma certo. Faremo tutto il possibile. E adesso, Shane Fleming contro Joe Sanu! Forza ragazzi, dateci dentro! È stato realistico. Scordatelo alla sua auto. Scotty, Scotty, sono le 5 del mattino e Shane non è ancora tornato. Non è ancora tornato. Ok, aspetta. Io vado a cercarlo, ok? E tu rimani qui a guardare James. Io vado. Non devo... è tornato? No, devo andare a cercarlo. Sì, sì, Shane, va bene, aspetta. James si sveglierà tra poco, giusto? Sì. Bene, quindi, allora, d'accordo. Devi portarlo tu a scuola. Sì. Ok, adesso io vado io e tu resti qui. Va bene. D'accordo, senti. E chiamami. Tranquilla, tranquilla, vado a prendere Shane. Ok. Ok? Tu pensa a badare a James. Sì. Va bene? Va bene. Io torno presto. Oh, mamma mia. Lei sa dove deve andare? Ma certo che lo so, lei pensi a guidare. Ok, ok. Vada in fondo alla strada. Accidenti. Giri qui. Segua la strada fino in fondo e poi a destra. Ok, vada, vada. Là, 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 dove c'è la macchina nera. Bene, si fermi adesso. Siamo arrivati. Accidenti, Shane! 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 Lasciami stare! Shane, calmati!
Togliti di mezzo! Calma, ti ho detto, sono non io! Non ho bisogno Scotty. Di te! Non sono ti voglio qui! Non ho bisogno di nessuno! Alla finita, ti ho detto di calmarti, accidenti! Dove sono le chiavi? Così andiamo a casa. Oh, no, merda. Guardati. Ora devo darti una ripulita. Aspetta. Non riesco a credere di essere qui. È passata un'eternità dall'ultima volta. Mi ricordo quando noi prendevamo i pesci qua sotto al molo ogni giorno. Guarda che ero io che prendevo i pesci. È tutta una dannata competizione per te, eh? Si può sapere che ci fai qui? Ti sto salvando il culo. Ti riporto dalla tua famiglia. Comunque sono qui per colpa tua. Non cominciare, Shane. Sei uno stupido. Oh, mamma. Ti hanno pestato a dovere, eh? Per colpa di chi? Shane, sta arrivando James. Sei pronto? Ciao! Ciao, tesoro. Oh, cavolo, Shane. Papà, stai bene? Che diavolo ti è successo? Ha fatto a botte con quei ragazzi a scuola. Ti avevo detto di non fare a botte. Smettila, così lo spaventi. Ha solo cercato... Di fare cosa? Di farsi riempire di pugni? Sì. Scusami, scusa, mi dispiace. Va tutto bene. È tutta colpa tua. Cosa? Non aveva mai fatto a botte prima che tu venissi qui. È questo che fai con lui? Gli insegni a combattere? Quando non sei impegnato a curiosare o a provarci con mia moglie. Shane! A provarci con tua moglie, sei impazzito. Vai in camera tua. Vai subito in camera. Ti ho accolto in casa mia. La cosa più stupida che abbia mai fatto. E in che modo mi ripaghi? Ti prendi gioco di me. Non so di cosa parli. Vuoi sapere di cosa parlo? Mentre io sono impegnato a combattere per te. Sei qui a strisciare in casa mia come un serpente. Cerchi di far colpo su mio figlio e anche su mia moglie. Facendo finta che questa sia la tua famiglia. Beh, non lo è! Questa è la mia famiglia! Questa è la mia casa! Non la tua! Shane, basta! Tu stanne fuori! Io ti ho accolto, ho avuto cura di te e te l'avevo detto, sarebbe stata l'ultima volta! Beh, sono stanco. Non mi interessa più niente. Voglio che tu esca da questa casa adesso! Shane, no! No, Connie. Connie, va bene. Ha ragione. Hai ragione. Non avrei dovuto lasciartelo fare e non dovevo restare così a lungo. Ma sai una cosa? Credevo di far parte della famiglia. Mi dispiace tanto. Scotty, ti prego. Va bene, Connie, va bene. Lascialo andare. Ti prego, non andare. Connie, va tutto bene. Connie, capito? Lascialo andare, ho detto. È tutto a posto. Comunque vi ringrazio per aver tentato di mettermi sulla buona strada. Chissà se un giorno potrò ricambiare il favore e... Già, non ci scommettereste, eh? Lasci in pace. Che c'è? Sei soddisfatto? Sai, per tua informazione, sei stato tu a dare a James l'idea di difendersi coi pugni, non Scotty. Ma di che cosa parli? Sì, tu. Sei stato tu a dirgli di non fare il piagnucolone. E non ti sei neanche degnato di guardare il suo progetto. Il mulino l'aveva fatto per l'orgoglio di suo padre. E ha anche dovuto fare a botte per essere l'orgoglio di suo padre. Te l'ha detto lui? Non ce n'era bisogno. Shane, non ci arrivi. Non è di Scotty la colpa, siamo noi ad aver sbagliato. Insomma... Connie, mi dispiace io. Qualsiasi cosa tu voglia dire, dilla a tuo figlio. Io sarò sempre qua, ma tuo figlio... Devi parlare con lui, fallo subito. Mi dispiace tanto, davvero.
Tu non hai fatto niente di male. Per me è un momentaccio. Sono molto teso e veramente preoccupato. Le cose che ho detto non le pensavo. Mi dispiace, sul serio. Tu sai quanto ti voglio bene? Sì. Sei più importante di tutto. Ti voglio bene. Vado a cercare Scotty. Credo di dovermi scusare. Era proprio quello che volevo dirti. Ciao, Danny. E là, ragazzo. Sono venuto qui per saldare i conti, ok? È troppo tardi. No, non è troppo tardi. Ti devo ancora $30,000, ricordi? Ho scoperto che tuo fratello è una miniera d'oro e i tuoi 30,000 sono una sciocchezza per me. Oh. Insomma, mi stai dicendo che ci lascerai stare? Allora siamo a posto, è finita? Non è finita. Disubbidendo mi hai ferito i miei sentimenti. In questo modo hai macchiato la mia reputazione. La mia reputazione, la mia reputazione. Oh, la mia reputazione. Lo sai chi lo diceva? No. Un bastardo di nome Cassio in una vecchia opera teatrale sui traditori. Adesso è finita. Allora? Ci riprovo domattina, dopo che ho lasciato James a scuola. Aspetta qui.
No, no, no! Non hai idea di chi può averlo fatto? Scotty frequentava un brutto ambiente. Come le stavo dicendo, era convalescente, stava da noi, era stato picchiato a sangue. Da chi? Non glielo so dire. Anche lei sembra che sia stato picchiato. Vorrebbe dirmi qualcosa? No, direi di no. Senta, mi sembra una persona intelligente. Magari è intrappolato in qualcosa di più grande di lei, come suo fratello. Qualcosa che forse ora è finita con la sua morte. Ma se invece non è finita, faccia la cosa giusta e mi chiami. Vi faccio le mie condoglianze. Bene, ora vi saluto. Perché non gliel'hai detto? Perché sei stato zitto? Perché se Danny si trova in casa a un piedi piatti, il mio sarà il prossimo cadavere sull'asfalto. Per non dire di peggio. Che cosa facciamo? Metterò io fine a questa storia. Ciao, Frank. Oh, ciao. Volevo solo chiederti scusa. Non importa. Eri un po' fuori di testa, ma sembra che tu lo sia anche ora. È per Scotty. È morto. Santo cielo. Mi dispiace tanto, Shane. Ho bisogno del tuo aiuto. Fortinsky, sì. Sì. Bene, d'accordo, ascolta. Dove ti trovi ora? Aspettami lì, arrivo. D'accordo? Hai le orecchie tappate, sei diventato sordo, forse? Seguilo, eccolo là. Ti richiamo tra un minuto, prendilo, vagli dietro. Ma guarda un po', ti trovo in forma. Riuscirei ad ammazzarti anche ora, con le mie sole mani. Potevo uccidere te come ho ucciso tuo fratello, ma in effetti posso ucciderti anche adesso. Però cosa ci guadagnerei? Ci perderemmo tutti. Ho organizzato l'incontro del secolo. Voglio che torni a vincere. Voglio che tu lasci in pace la mia famiglia. Potrei farlo, ma devi darmi i 27.000 che mi doveva Scotty. Non devi nemmeno nominarlo mio fratello. D'accordo. Va bene. Sono un uomo di parola. Ho una proposta da farti. Adesso ascolta bene di che cosa si tratta. Il mio più grande evento si chiama Battaglia Reale. Lo trasmetto in tutto il mondo dal mio nuovo server in Ucraina. Tu combatti e combatti per vincere. O hai dimenticato come si fa? Saldi i tuoi debiti, poi tu e la tua famiglia potete scomparire. Se perdi... Beh... Quando? Quando? Adesso, stanotte. Perché diavolo dovrei crederti?
Vuoi dire che avresti un'altra scelta? Aspettati una sorpresa. La sorpresa sarebbe sapere dov'è la tua famiglia adesso. Vai. Connie! James! So che non state più nella pelle per l'attesa del primo incontro. Battaglia reale! E vedrete quale avvenimento abbiamo creato per voi. Tra poco vedrete un grandioso match che non scorderete più in vita vostra. Assisterete alla lotta di un uomo che lotta per la sua sopravvivenza. E quell'uomo si chiama Shane Zane! Sì, lo so, avete ragione, vi ha deluso parecchio ultimamente. Ma l'abbiamo portato qui proprio per questo, ragazzi. Noi vogliamo vedere se è ancora in grado di vincere. Ma lui può mandare al tappeto i migliori, può mandare al tappeto tutti. Questa sera non combatterà contro una persona. Non combatterà contro due persone, ma combatterà contro tre dei più pericolosi cani rabbiosi che abbiate mai visto salire su un ring. Se tra di voi c'è qualcuno che ha dubbi, io vi consiglio di buttarvi subito sulle scommesse. Puntate tutto sul migliore o prendete il ciuccio e tornatevene dalla mamma. Allora cominciamo con il primo grande incontro di stasera. James Levin contro Ion il gigante rumeno Varga.
Il vincitore è... Hai qualcun altro? Io sono pronto! Ne sei proprio sicuro? Non era nell'accordo. Non ti avevo detto che erano gli avversari. Non l'avevi mai messo contro i tuoi lottatori. Non fino ad ora. E dai, Shane, alziamo il livello per questa volta. Sarà più interessante. Non posso battermi con lui. Non adesso. Non puoi. Non adesso. Li hai guardati per bene, Shane? È la tua sorpresa. Se combatti, la potrai scartare. Se non combatti, non li rivedrai mai più, invece. Quindi combatti, Shane. Combatti per il tuo futuro. Combatti per la tua famiglia. Combatti e basta! Non guardare. Nessuno può sconfiggermi. Nessuno ce la può fare. Forse ti batterò, ma ti risparmierò la vita. Chi può dirlo?
Ho vinto. Rivoglio la mia famiglia. Riavrai la tua famiglia. Siamo a posto. Siamo a posto. Lo pensi davvero? Certo, avremo un nuovo inizio, un nuovo contratto, se vuoi. Vuoi annunciarlo tu? Non muovetevi. Fermi. Aspetta, ma che succede? Prendeteli. E ora che c'è? Oh, andiamo, questo è un match legale, una sede legale. È una società legale registrata nel Delaware. Certo. È registrata a Lussemburgo, è internazionale. Riuscirei ad ammazzarti anche ora, con le mie sole mani. Potevo uccidere te come ho ucciso tuo fratello, ma in effetti posso ucciderti anche adesso. Però cosa ci guadagnerei? Ci perderemmo tutti. Omicidio, estorsione, e inoltre mafia e rapimento. Io ti ucciderò, maledetto! No. Ora siamo a posto. Brutto bastardo! Bastardo! Eccolo! Amore! Stai bene, tesoro. Non preoccuparti, guarirò. Ok. Andrà tutto bene, tranquillo. Andiamo a casa, forse. Just too hot to bear, and the stars they don't even.